posso fare la fotografia di ciò. Non ti senti che sta zitto. Sarbuccio cresce. Aspettaci di parlare. Dice sì. Con la speranza, perché quella è stata un'assemblea, un sit-in riuscito che è stato ripreso da tutte le televisioni e da tutti i giornali, però questo non ha creato la condizione di poter essere incisivi a quel tavolo che sabato sera è durato 5 ore. Fra i ministri Monti, Marchionno e la Fiat. Noi ci eravamo lasciati speranzosi che da quella discussione si poteva parlare anche di Termini Imerese, che si creavano i presupposti per far parlare anche di Termini Imerese, e ahimè ne siamo stati delusi. I giornali li abbiamo letti di sopra, di sotto, le agenzie, ma di Termini Imerese in quella riunione non c'è stata l'ombra di un minimo di discussione. Tutto questo ci mette nella condizione ancora di maggiore preoccupazione, perché voglio ricordare a tutti che noi abbiamo ancora due appuntamenti importanti: la questione degli esodati, che non serve solo agli esodati o chi dovrà traghettare tra virgolette a questo benedetto prepensionamento, ma anche a quello che sarà il secondo anno di ammortizzatori sociali per i lavoratori della Fiat, e avere il tempo di poter parlare di reindustrializzazione, visto che il primo progetto di reindustrializzazione è fallito. E capite bene che sarebbe opportuno parlare di lavoro, è opportuno parlare di lavoro, è opportuno di quello che e incidere su quello che sarà il futuro lavorativo di Termini Imerese, ma se non ci mettono nelle condizioni di sopravvivenza per il prossimo anno, in 2 mesi sicuramente noi non avremo nessun risultato per quanto riguarda la reindustrializzazione. Non l'abbiamo avuto in 2 anni, averla in 2 mesi mi pare un attimo forte. E quindi questo è un primo tassello. Mancando questo tassello, dicevo, manca la cassa integrazione per il secondo anno per i lavoratori della Fiat. Rimane ancora più preoccupante, o quantomeno preoccupante quanto il resto della discussione, quella discussione che ci doveva essere al Ministero del Lavoro per la cassa integrazione per il lavoro dei lavoratori dei servizi e dell'indotto. La settimana scorsa c'è stata una riunione con Totò Cianciolo, Task Force Regionale al Lavoro, che si è preso l'incarico, e l'ha fatto perché abbiamo visto la lettera, di interpellare il Ministero del Lavoro affinché chiamasse e convocasse le aziende dell'indotto a invitarli a rimanere rispetto al progetto di reindustrializzazione, perché lì c'è l'altro problema e l'altra preoccupazione. Ci può essere la possibilità di avere la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto, questa si può in questi casi, perché sono superiore a 100, fare al Ministero, però se non c'è l'azienda questo non può avvenire. E noi la certezza che la BN, che la LEAR, che la CLERPEM, che le aziende dei servizi vogliano rimanere a Termini Imerese e creare le condizioni di poter chiedere alla cassa integrazione in deroga non l'abbiamo. Non abbiamo avuto modo di parlare con le aziende, siamo speranzosi che lo faccia il Ministero e li riesca a convincere di questa cosa. Riportiamo la discussione a oggi pomeriggio, rispetto a quello che è stato l'incontro di sabato sera. I ministri Passera e Fornero incontreranno CGIL, CISL e UIL e Fimi Fiume UIL per relazionarli sulla questione e sulla discussione che hanno avuto il sabato sera con Fiat. A questo tavolo noi siamo certi, perché abbiamo fatto tutte e 3 le dovute pressioni, che Fimi Fiume UIL e CGIL CISL UIL parleranno della situazione Termini Imerese e Irisbus, perché la vogliono comparare alle preoccupazioni che potevano venire dal fallimento di Fabbrica Italia. Quindi
questa sera c'è questo ulteriore appuntamento, ma soprattutto perché c'è necessità di chiarire con la Fornero e soprattutto con la politica. E a questo l'appello che dovremmo fare nelle nostre manifestazioni. Il 6 ottobre è vicino. E se già il 6 ottobre non sarà calendarizzato il decreto sui 55.000, tutto quello che ci siamo detti e tutto quello che ci stiamo immaginando che possa essere il nostro futuro verrà a saltare, perché passando quella data, passando il 6 ottobre, non ci saranno più le condizioni per gli esodati, non ci saranno più le condizioni per abbassare del 100%, non ci saranno più le condizioni affinché le aziende dell'indotto rimangano a Termini Imerese. Quindi la situazione continua a essere preoccupante. In funzione di questo, noi bene abbiamo fatto stamattina a fare questa assemblea. Ci sarebbe piaciuto che eravamo di più, ci sarebbe piaciuto avere la piazza piena, perché penso che la preoccupazione in questo momento debba essere tanto e tale. Però una cosa è certa, noi ci siamo riuniti un attimo, poco fa, per capire cosa intendiamo fare oggi e creare la condizione che oggi le agenzie possano parlare di noi e oggi la politica abbia la percezione che a Termini Imerese c'è preoccupazione e che la situazione si può inasprire. Già ieri i lavoratori dell'indotto hanno fatto la loro parte occupando questo comune, occupando questa sede, e hanno messo nella condizione di far parlare che a Termini Imerese c'è una situazione che sta esplodendo. Oggi vi invitiamo a rimanere ancora tutta la giornata a Termini Imerese. Noi dobbiamo aspettare tutti assieme e dobbiamo fare pressione su questa politica che sta facendo scadere i termini, e dobbiamo fare pressione su questo governo che sabato scorso si è rifiutato di parlare di Termini Imerese, e aspettare stasera fino alle 19.30, quando ci sarà questo incontro, fino alle 21, fino alle 22, quando l'incontro finirà a Termini Imerese. Ci cerchiamo un punto sensibile, come siamo abituati a fare, sempre con la correttezza e l'educazione che ci ha contraddistinti, però oggi noi ritorniamo, l'abbiamo deciso poc'anzi nel Consiglio di Fabbrica, ritorniamo a fare qualcosa che abbiamo fatto, perché inventarci cose nuove è diventato difficile, le abbiamo fatte tutte, tutti i giorni inventarci una cosa nuova è difficile. Almeno per i presenti, se facciamo qualche telefonata e facciamo arrivare qualcun altro, non è male. Noi oggi andiamo a rioccupare l'agenzia dell'entrata a Termini Bassa per fare pressione affinché stasera su Termini Imerese, sugli esodati e su quello che è il progetto di reindustrializzazione, perché vogliamo andare a lavorare, quindi il ministro dello sviluppo economico di questo si deve preoccupare. Andiamo ad occupare di nuovo simbolicamente, nel modo come siamo abituati a fare, l'agenzia delle entrate, perché stasera alla fine della riunione attendiamo risposte, attendiamo qualcosa che possa farci uscire speranzosi che il 5 si possa parlare seriamente di quello che sarà la reindustrializzazione e il futuro di Termini Imerese. Io non ho più niente da dire, se c'è qualche intervento da parte dei lavoratori e delle altre organizzazioni, un attimo dopo finita l'assemblea troveremo il modo, magari andremo in corteo da via Roma o da qualche altra strada, lo decidiamo un attimo dopo, e andiamo a fare cose che abbiamo fatto, però che comunque sicuramente fanno rumore e dovranno far parlare, e dovranno costringere loro, ci auguriamo che dovranno costringere loro a parlare ancora del nostro problema. Grazie. Il motivo perché siamo qua e come siamo arrivati qua, e non perché all'improvviso ci siamo svegliate, ci siamo incazzate all'improvviso. Voi ricordate che noi ci siamo lasciati prima delle ferie, perché dopo l'incontro al Ministero, comunicato da parte del Governo che era stato messo da parte il piano TR, il Governo si era impegnato a cercare una nuova reindustrializzazione per Termini Imerese. Si erano fatti avanti i cinesi, i famosi Sherry, e quindi noi aspettavamo, ci eravamo lasciati con l'intento che entro il 15 settembre il Governo ci avrebbe riconvocato per vedere la trattativa con i cinesi come era finita. Come voi sapete, già dai primi di settembre ci siamo mossi perché non arrivava la convocazione
promessa dal ministero. Appena noi abbiamo cominciato a muoverci un poco, no? A minacciare qualche cosa, subito ci sono state pressioni da parte di chi ci sta più vicino, il sindaco di Termini, le confederazioni, CGL, CISL e UIL, per cui subito è arrivata la convocazione per il 5 di ottobre. Qual è il problema? Il problema è che a quanto pare, almeno da quello, dalle dichiarazioni che fa De Vincenzi tramite stampa, anticipando sempre chissà lo stesso vizio che aveva la vecchia politica, anticipava tramite stampa quello che il tavolo tecnico, se chi lo si può chiamare tavolo tecnico, doveva conoscere, anticipando a quanto pare il principe azzurro, per Termini Imerese, mi pare che lo chiama cavallo bianco, una cosa del genere, e cioè ancora non si è trovato. E questo è il problema, naturalmente. Perché noi, e questo era quello che voleva aggiungere rispetto all'intervento di Vicei, noi ci stiamo organizzando pure in modo che il 5, nonostante le difficoltà, voi capite, portare persone a Roma è un problema, soprattutto quando la politica non esiste come in questo momento, perché ora era facile andare pure alla regione, no? Per tentare di richiamare alle responsabilità parte della politica che è responsabile di questa sino ad ora mancata reindustrializzazione. E quindi, diciamo, mancando la politica abbiamo, diciamo, difficoltà anche, però ci stiamo organizzando per tentare di portare una delegazione sostanziosa a Roma in occasione del 5, perché il 5, per ritornare al concetto precedente, il 5 diventa una tappa, diciamo, fondamentale per noi, perché se è vero, in base a quello che tramite agenzie esce fuori, ci sono ancora delle difficoltà a trovare una reindustrializzazione per Termini, è chiaro che c'è un problema grande quanto una casa, perché anche se viene firmato il decreto per i famosi 55.000 all'interno del quale ci sono i dipendenti di Fiat Auto, noi abbiamo un problema quanto una casa, perché tutto il nostro indotto di primo e di secondo livello, chiaramente in mancanza di un piano industriale, perché l'accordo con DR Tinto, Lario, per quanto poteva essere, garantiva gli ammortizzatori sociali, voi sapete, la conoscete meglio di me, che l'abbiamo vissuta assieme, no? Gli accordi di R con la BN Sud, con la LER, con le aziende dei servizi, garantiva gli ammortizzatori sociali per tutti noi. Mancando un piano industriale, se entro il 31 dicembre del 2012 non si trova un sostituto a DR e a Fiat, è chiaro che tutta la massa di lavoratori che lavora nei servizi e nell'indotto si troverà con il problema che manca l'appiglio giuridico a cui legarsi con gli ammortizzatori sociali, quelli leggeri, cioè si passa direttamente al licenziamento. E questa naturalmente è una cosa che noi, il 5, deve essere ben chiaro. Noi abbiamo detto sì dal primo giorno, tutti i lavoratori e tutte le loro famiglie, dei 2.000 dipendenti che si sono trovati senza lavoro a seguito della cessazione di Fiat di questo stabilimento, debbono essere garantiti con gli ammortizzatori sociali. Voi sapete che noi già al nostro interno abbiamo avuto delle difficoltà, perché non tutti i lavoratori hanno lo stesso ammortizzatore sociale. Pensate, in mancanza di un piano industriale, quello che succederebbe. È chiaro, io, come ricordava poco fa Vicei, noi abbiamo contatti continui con la segreteria nazionale. Io fino a questa mattina ho chiamato, perché naturalmente il 5 deve esserci non solo il discorso per gli esodati, quindi i decreti attuativi pronti per quanto riguarda gli esodati, che permetterebbe un altro anno di tempo per tentare una reindustrializzazione, ma dobbiamo garantire anche tutte quelle famiglie che naturalmente in mancanza di un piano industriale si troverebbero senza l'azienda che li supporta in questa vicenda. Per questo noi, e chiudo perché Vicei ci ha detto tutto, diciamo, riteniamo importante, più che gli incontri che si fanno attualmente fra Fiat, è una vicenda molto complicata quella della Fiat. Io ne voglio parlare qua perché ognuno di noi magari potrebbe avere un'opinione, e io del passato non vorrei parlare, vorrei parlare più che altro del futuro, no? Del nostro futuro e delle garanzie economiche per tutte le famiglie che in questo territorio, come famiglie, molte famiglie dell'indotto in questo territorio, si sono trovate senza un ammortizzatore sociale per mesi e mesi.
tutti i dipendenti di Fiat e di Indotto, in questi 8 mesi, in questa lunga trattativa di 3 anni, ha esaurito, lo dicevo l'altro giorno a Palermo, in un altro, non mi ricordo dove, in un'altra azienda, i lavoratori di Terni, gli ex lavoratori Fiat di Terni e del loro Indotto, in questi anni di cassa integrazione continua, di cosa, hanno esaurito, perché le aveva le poche scorte che aveva. E in più hanno esaurito tutte quelle risorse che dovevano servire quando uno va in pensione. Ne abbiamo picchiato tutto TFR, fondo cometa, cosa. Siamo ridotti sull'astico. Ci sono lavoratori che hanno fatto dei debiti. E questa è una situazione che il governo e chi nella politica ha responsabilità precise deve avere ben chiaro per questo territorio e ai limiti del collasso. E tutti debbono fare il massimo impegno per soluzionare questo problema. Se ci sono amici e compagni che vogliono intervenire, naturalmente vogliono dire la loro. No, possiamo scendere. Ma che va a fare? Va a fare bucceria, no, bucceria. Ammazza tutte. Scendiamo. Ma ora vi a Roma! Dalla Serpentina! Però scendiamo dalla Serpentina, però io penso che al di là del fatto, numeri o non numeri, che non sono poca cosa nelle iniziative. Io mi auguro che, rispetto anche alla difficoltà del momento, perché è chiaro che ogni giorno che passa è sempre peggio, possono, come dire, tra di noi emergere 2 cose che possono diventare, come dire, un punto di riferimento come è stato in passato: che si è più presente, che si è più partecipi e che ci sia possibilità da parte di tutti di decidere l'iniziativa. Voglio dire una cosa e chiudo: non c'è qualcuno che ha, come dire, l'autorità perché qualcuno gliel'ha imposto dall'alto di decidere le cose. Qui ci sono dei lavoratori che stanno vivendo momenti difficili. L'importante è che quando si discute la maggioranza, come dire, decide le iniziative, che possono essere tranquille, meno tranquille, conflittuali. Non c'è, come dire, nessuna negazione che questo possa avvenire, però tutto questo può avvenire se c'è la partecipazione, se c'è la continuità della partecipazione, poi potremo fare tutte cose. Però senza materia prima diventa complicato e non c'è nessuno, attenzione, che voglia mettere freno a qualunque iniziativa che sia utile ai lavoratori, perché la cosa essenziale è questa. Adesso facciamo il corteo e scendiamo, come ha detto Migliorisi, da via Armando Diaz, via Sesicolo, arrivare. La cosa che vi dico è, visto i numeri, un picchiato di macchine, perché altrimenti restiamo i parenti razzisti. Sì, sempre per 150. Avevi detto cosa? Figurati. Una vergogna. Un colpone che è valore, questo. Lei ci mi lavora in mente. Ma c'hai il sigaristino? Thank you.
Ciao Franco. Oh, ni. Sindaco Totò Burrafato, la settimana scorsa c'è stato un incontro al governo appunto tra Marchionne e il capo del governo Mario Monti. A seguito di questo incontro, ieri l'occupazione da parte degli operai, ex operai Fiat dell'indotto della sede del comune di Termini Imerese. È chiaro che in ogni momento. Che ogni momento che passa, ogni giorno che trascorre in cui la vertenza Fiat va avanti, ogni appuntamento importante viene sottolineato con la speranza che ci sia qualcosa che riguarda i Termini Imerese, per cui l'incontro tra il Premier Monti e l'amministrazione delegato di Marchionne ha ingenerato la giusta attesa che si potesse in qualche maniera parlare di Termini. Ed era chiaro che ci poteva financo stare, perché è fin troppo evidente che Termini viene chiusa sull'altare di un piano industriale che prevedeva investimenti in nuovi modelli che veniva denominato Fabbrica Italia. Siccome oggi tutti abbiamo la consapevolezza che Fabbrica Italia non c'è, ed è congelato fin tanto che non ci saranno condizioni di favore per poterlo rimettere in campo, la domanda che sorge spontanea è: perché allora non sospendere anche la chiusura dello stabilimento Fiat di Termini Imerese e rinviarla ad un momento nel quale partirà Fabbrica Italia? Speravamo tutti che il Premier Monti se ne facesse carico insieme al Ministro per lo Sviluppo Economico, il Ministro del Lavoro nell'incontro di sabato, però purtroppo abbiamo registrato anche lì un silenzio agghiacciante. A questo si aggiunge che oggi pomeriggio è convocato un incontro tra le parti sociali ed il Ministero del Lavoro e il Ministero per lo Sviluppo Economico, per cui è chiaro che Termini in qualche maniera, con tutte le difficoltà, vuole riguadagnare un protagonismo non fino a se stesso, ma vuole riguadagnare il campo del confronto tra governo e parti sindacali. Da qui le iniziative di ieri, che hanno avuto qualche forma di degenerazione, le iniziative di oggi che hanno portato ad una imponente assemblea qui davanti al Palazzo di Città, con i lavoratori che sono in cammino per andare a bloccare per la seconda volta in quest'anno l'Agenzia delle Entrate, che viene visto come una sorta di presidio dello Stato nella nostra città. Quindi il prossimo incontro che si attende è stato fissato per il 5 ottobre, ma considerate queste premesse, che cosa ci possiamo aspettare? Ma io penso che i temi sono tre.
Uno è il tema degli esodati, in cui aspettiamo il decreto per capire se questi 640 sono traguardati. La seconda questione è garantire gli ammortizzatori sociali anche per le aziende dell'indotto per tutto il 2013, ma la madre di tutte le questioni è capire se c'è un risultato del nuovo lavoro che ha messo in campo il sottosegretario De Vincenti, il quale ha tirato su un dossier con tutte le convenienze e con tutta la situazione in dettaglio di Termini Imerese per avviare un confronto a tutto campo con tutte le aziende che producono auto. Ad oggi non sappiamo che cosa ci consegna questo lavoro. Ed è chiaro che per noi avere un interlocutore, qualcuno che subentri a Termini con una nuova missione produttiva, è del tutto fondamentale ed indispensabile. Quindi la possibilità di R è andata ormai persa o no? È sempre in gioco? L'impressione che noi abbiamo è che DR era una prospettiva carica di preoccupazioni, di insidie e di criticità. In questo momento è messa in un cantuccio perché si spera che da questo nuovo lavoro fatto dal sottosegretario De Vincenti arrivino delle cose nuove. Ho l'impressione però che se non ne dovessero arrivare si tenterà di riesumare DR per cercare di bonificare l'iniziativa e cercare di rimetterla in campo. È chiaro che siamo nella dimensione delle presupposizioni, delle analisi, delle previsioni, però è chiaro che di questo i lavoratori non possono vivere e ha ragione, come dire, cercano risposte chiare e inequivocabili. Cosa ti aspetti dal prossimo incontro che si terrà a Roma? A dire il vero, io penso che sia un incontro che non ci potrà dare la risposta che noi vogliamo sul fronte del futuro produttivo, però ci deve dare quelle risposte sul fronte degli esodati e sul fronte degli ammortizzatori sociali. Penso che portare a casa questi due risultati non è una vittoria, non è manco un pareggio, è una condizione che ci deve far ripartire per una nuova battaglia nei confronti del nuovo governo regionale, quando lo avremo, e del nuovo esecutivo nazionale. Io penso che, come dire, soltanto queste due condizioni, nuovi governi più attenti, meno liberi da condizionamenti da parte della tecnica, possano consentirci di andare avanti e di ritrovare una missione produttiva per Termini. Grazie.